Wow ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E Cellar è la cosa più brutta che può apparire all'inizio di una partita con Keeper. Basement lo apprezzo molto di più. Diciamo che durante questi mesi, durante questo mese in particolare, giugno, agosto in futuro, sto avendo molti eventi. Quindi tra un episodio e l'altro dell'arcade passa più tempo di quello che possa sembrare, il che porta tutto a uno stato di riflessione sempre piuttosto alto tra una partita e l'altra, oltre che un episodio e l'altro, chiaramente, perché di solito di partite si tratta. E questo, oltre in realtà a in qualche modo effettivamente creare una deficienza nell'abilità di gioco, perché potrei effettivamente abbassarla un po' a causa delle distrazioni, mi permette di pensare un sacco a questo personaggio, Keeper. Credo di aver perso completamente, purtroppo per mia colpa, ovviamente, perché quello è errore umano, l'ordine dei discorsi che ho fatto. Quindi spero di cuore, davvero, di non ripetermi. Purtroppo non ho modo di seguire, di rivedermi gli episodi registrati. Quindi, davvero, spero di non ripetermi nelle parole che vi sto per narrare, insomma, nelle discussioni che sto per vivere con voi. Ma ciò non di meno, parliamo di Keeper. Intanto abbiamo perso un cuore. Abbiamo preso un danno e l'abbiamo recuperato. È un personaggio per ora che ho visto, tra l'altro, la community critica abbastanza. E questa critica per ora la condivido moltissimo. È un personaggio difficile per il bisogno di esserlo. Il che ovviamente può essere un peccato, può essere criticabile e chiaramente lo condivido. Ciò non di meno, ci sono così tanti personaggi. Era apparso Player One, chissà come mai, è un piccolo bug? Non stiamo giocando in molti. E per quanto sia effettivamente un personaggio fine a se stesso, perché utile solo per la sfida che genera, è criticabile per questo? Accidenti, certamente è criticabile per questo, perché Isaac ha tanti personaggi ed è bello che ognuno di loro abbia un motivo per il quale si debba poter scegliere di giocarlo. Tuttavia, effettivamente, non è male che ci sia un personaggio difficile e basta. Quindi mi piace la sua presenza, mi intriga la sua complessità e, a dire il vero, credo che dopo tutto, chissà se la ragnatela. Forse la ragnatela è simile a una roccia, quindi dimostra che non c'è una stanza super segreta lì. Famine. Wow, una protezione! Ottimo! Diciamo che di base, appunto, il mio punto di vista è questo. Abbiamo tanti personaggi e quindi succede. Keeper è un personaggio che, anche se uno volesse scegliere random, se uscisse, nasce per la sfida. È una super hard mode. Tuttavia, per dire, anche The Lost è difficile. Tuttavia, The Lost è diventato molto più forte col tempo, ma ha una particolarità che lo rende superiore a tanti personaggi, no? La possibilità di fare patti col diavolo eterni. Patti col diavolo che sono semplicemente gratuiti, no? Cosa che con The Keeper, che con Keeper non esiste. In realtà abbiamo avuto un buon start. Abbiamo avuto un buon start in questa partita. Peccato per questa maledizione, che continuiamo ad avere molte maledizioni in questa partita. E non conoscere la mappa, cioè non sapere la mappa, non poterla neanche vedere, mi preoccupa, perché se lascio una moneta indietro come cura extra potrei poi perderla di vista. Ma gli homing sono molto interessanti. Tuttavia abbiamo bisogno di una chiave e quindi dovremo un attimino cavarcela da soli finché non la troviamo. Una bomba o una chiave per ottenere, appunto, la porta. La bomba sarebbe utile per ottenere la chiave. Insomma, o una Tinted Rock, peccato che non ci serve. Ecco, è questo il punto. Il nostro personaggio è molto limitato perché non ha nessun tipo di bonus. Keeper non può fare niente, non può ottenere nulla, non può guadagnare nulla, non può avere vantaggio da nulla se non, per esempio, questo trinket è inutile, se non dal fatto che parte con questo bonus, utile o meno che sia. Il triple shot di Keeper equivale non ad avere triple shot, equivale al fatto che tu hai tre lacrime. Quindi, qualora trovassimo, per dire, un triple shot, quello che ne scaturirebbe sarebbe un triplo triple shot. Capite? È questo il potere reale. Wow! Jackpot! E questo è il potere di Keeper. Così come lo è, se si rivelasse vero, il fatto che completando più volte l'achievement generosità della grid mode, sì, wow, un sacco di bonus, si arriva a poter appunto avere a che fare con un vantaggio che è difensivo, ottenere più cuori, più monete. Questa è una cosa che farò sicuramente, ma non ancora. Ci tengo un sacco a non
potenziare Keeper prima di ottenere qualche suo completion mark. Perché completion mark? Perché mi intriga vedere la massima difficoltà che può ottenere questo personaggio. Non posso vincere farmando, è una cosa che mi deluderebbe tantissimo, mi deluderebbe veramente moltissimo. Comunque, perfetto. Il nostro obiettivo, ora come ora, è semplicemente ottenere qualcosa con Keeper, una vittoria, una qualunque vittoria. Credo di aver raggiunto ormai, avete visto, siamo... Oh, questo non dovevo farlo, devo stare molto attento. Credo che... Oh, merda. Perfetto, ecco qua. Credo che abbiamo raggiunto, ormai sto saltando anche le partite perché le sto facendo molto in fretta quando parto, ma abbiamo sicuramente superato in meno 10 del win streak. Siamo stati veramente... Cazzo. Mi sono messo in una posizione sbagliata o forse ce n'era uno spostabile che non ho notato. Per esempio, qua si possono fare un sacco di figate. Abbiamo... Wow, devo... Vedete, il mio obiettivo adesso non è, nel modo più assoluto, ottenere una boss rush. Non abbiamo bisogno di una boss rush, dobbiamo semplicemente vincere. Cerchiamo di giocarlo nel modo più tattico possibile, per esempio. Ok, poi abbiamo lui qua. Mettiamo la bomba. Abbiamo bisogno di chiaramente danno, abbiamo bisogno di vincere la partita, abbiamo bisogno di concentrare il nostro gameplay sul non morire, sull'ottenere una buona tranquillità. È molto difficile essere tranquilli con Keeper ed è quello che molto spesso frega. Io voglio giocarmela con calma, non voglio avere fretta. Lo spirito dell'arcade attualmente è in una posizione di vantaggio, diciamo, in cui il completion mark... Wow, ottima mossa Mike. Oh, per esempio, Never Again. Potrebbe essere utile Never Again? Potrebbe essere utile non avere attivi? Credo che mi disattivi gli attivi. Potrebbe... Beh, se trovassimo Krampus dovrebbe impedirmi di trovare la testa di Krampus. Non è affatto una cosa positiva. Non è affatto una cosa positiva, devo stare un po' attento. Allora, wow, quanti bei bonus! Però non abbiamo ottenuto... Purtroppo non abbiamo ottenuto il nostro vantaggio principale. Il patto col diavolo da rifiutare. Perché chiaramente non possiamo sacrificare monete con Keeper. O meglio, per il mio attuale livello di gameplay, per la mia bravura attuale, non me la sento di sacrificare una cosa così importante come la possibilità di essere colpito. Perché appunto la cosa più folgorante di Keeper è la sua debolezza superiore a The Lost. È più debole di The Lost Keeper, perché è più debole del The Lost originale, capite? Cioè, nonostante tutto, Keeper non vola e si muove lentamente. Il nostro vantaggio ora di movimento è scaturito dal power up, da Magic Mushroom. Altrimenti eravamo veramente lenti e grazie al cielo abbiamo ottenuto il nostro homing. E dopo tutto, guardate, non abbiamo neanche mai sconfitto il cuore di mamma. Siamo stati veramente scarsi. È stato un procedimento di apprendimento però. È stato un interessante procedimento di apprendimento. Mi piace pensare al percorso che stiamo facendo con Keeper. Stiamo cominciando a conoscere il personaggio. Io non riesco ancora a sfruttare bene il Little Gurdy, perché in realtà è un ottimo... Wow, il Missing Poster, di nuovo. Non l'abbiamo già sbloccato The Lost, però. Allora, questo gives bombs. Simpatico, ma non è quello di cui ho bisogno. Tuttavia, abbiamo 6 chiavi. Cosa abbiamo qui? Una batteria con 7 monete. Praticamente è un motivo in più per rimuovere l'attivo. A questo punto, essendo scontato, prendiamo la batteria, qualora il caso fosse che può esserci utile. Per esempio, tac. Allora, quello che ci interessa, ora come ora, è vincere, vincere, vincere. Sapete, una cosa che è successa è che, purtroppo, tra un viaggio e l'altro, io so di aver perso almeno, porca miseria, penso un episodio o due. Ho avuto un pomeriggio in cui ho registrato 2 episodi di Keeper, però... credo di averli persi. Io purtroppo adesso ho questa confusione mentale. Il mio problema è fondamentalmente proprio il fatto che non so se la continuity degli episodi tra lo scorso e questo è quella che vorrei. Perché nonostante appunto Steam abbia dei backup del salvataggio e mi ricordo che ho perso del materiale, non mi ricordo se ho recuperato il salvataggio per poter appunto
non avere dati sbagliati. Speriamo veramente che in qualche modo io tra un viaggio e l'altro me ne sia ricordato. Krampus, proprio tu mi servivi. E non devo farmi colpire, perché se mi colpisce il suo maledetto... Perfetto. Aia. Ok. Esatto, abbiamo ottenuto un attivo fantastico. E abbiamo preso anche la batteria, se non sbaglio. Quindi alla grande. Ok. Non sta andando male, ragazzi. A me mi... Sapete quanto sono attento alla continuity degli episodi? Infatti, ogni serie che faccio ha un backup del salvataggio. Infatti... è una cosa veramente importante. Però la cosa più importante in questi casi è rendersi conto se si è giustamente sfruttato il backup in caso di bisogno o no. Perché adesso, appunto, il mio programma di registrazione è sfruttato in maniera massiccia per fare test e anche esperimenti riguardo il live streaming su Sabakuno Sutorima. E quello che è successo è stato proprio questo: un mio errore piuttosto grave nel contesto dell'esplorare le opzioni di streaming, che ha causato la perdita di materiale di registrazione di Isaac. Mannaggia me. Allora. Perfetto. Abbiamo adesso a che fare con un altro negozio che possiamo sfruttare. Il nostro aumento di danno, il nostro 7, è un potenziamento molto serio. Il Gibbs Bombs va sfruttato per trovare stanze segrete. Non dimentichiamoci di farlo. Wow. The People. Wow. The Hermit, the Devil. The Hermit. Per andare al negozio, the Devil, per aumentare la propria forza. Abbiamo le chiavi. Va bene, se era un challenge me l'avrei preso. La Bibbia è intrigante. A che piano siamo? Flooded Caves 2. No, non ne vale la pena, purtroppo. Wow, a civicchia. Per fortuna che abbiamo un vantaggio nella velocità. Forse riusciamo a farlo di corsa, vedete? Fantastico. Una bomba, un'altra bomba. Perfetto, dobbiamo assolutamente sfruttare la ricerca delle stanze segrete. Non dimenticartene, Mike. Ah, questo non mi fa impazzire. Però ci aumenta un po' l'attack speed ed è un ottimo sistema di difesa. Essendo homing, non partono dall'homing, cioè non si muovono. No, non si muovono finché non partono. Per fortuna che... Ma potrebbe essere un'ottima combo da utilizzare con Little Gurdy, però. Forse non è un oggetto negativo come pensavo. No, forse no davvero. È un ottimo scudo. E poi partono... in maniera non tutte e tre, ah, so, tutte e tre contemporaneamente. Mi piace studiare queste sinergie, è veramente interessante. Ora proviamo a mettere una bomba qui. Ok, forse ho chiesto troppo. E allora vediamo un po' se, per esempio, no, ok, non consumiamo troppe bombe, non abusiamo della nostra fortuna di aver ottenuto. Oh, salve, vediamo un po' se vieni qua. Perfetto, becca di queste, esatto. Non è male anti-gravity tears con questo personaggio. Decisamente. Oh, attenzione. Perfetto. Questo salta in aria, però attenzione, eh. Perfetto. E sparati. Fantastico. Vedete? Abbiamo ottenuto dei potenziamenti che ci stanno sinergizzando bene il personaggio. Ora, ovviamente, questo negozio è poco interessante, ma uno sconto come questo mi spinge a desiderare effettivamente la possibilità. Esatto. Poi lasciamo le monete a terra che verranno aggiunte. Ecco, una cura extra. Vediamo un po'. 7. Glowing Hourglass. Turn back time. Incredibile. Incredibile. Sostituire la testa di Krampus. Devo dire la verità che non pensavo l'avrei mai fatto in questa partita. Eppure la possibilità di poter tornare indietro nel tempo è un oggetto da vigliacco. È un oggetto da perdente. È un oggetto da spaventato. Indubbiamente, ragazzi, è un oggetto che di un giocatore che ha paura di perdere. È un oggetto di un giocatore che non vuole essere sconfitto, che vuole in qualche modo una chance qualora sbagli una boss fight. E voi potreste dirmi però contemporaneamente: beh, Mike, renditi anche conto del fatto che se tu fai questo potevi tranquillamente scambiare questa paura per poter sconfiggere un boss molto più in fretta. Accidenti, ragazzi. Saggia affermazione. Avete ragione, potrei farlo. Sconfiggere un boss con così poco tempo grazie all'energia data dal danno di Krampus con 7 di base. Addirittura. Due oggetti e non ne vale la pena, incredibile. Però intanto, grazie ai vostri consigli, so che li abbiamo rimossi dalla pool. Ah, sono veramente, veramente un po' dubbioso. Oh, Stain è pericolosissimo. Però posso continuare a sparare, esatto, e fare questo, perfetto.
Vieni fuori, vieni fuori, ora! Fantastico. The Belt, altro speed up, molto utile, ma... Oh, io volevo rifiutare il patto, ma siamo stati un po' incastrati dalla mamma. Una carta. The Stars. Meglio di The Devil? No. No, voglio fare danno. Ok, ragazzi, quindi Glowing Hourglass. D'accordo. Wow, ho perso la testa di Krampus. Ne vale la pena. Come mai non riesco... Perché il... Perché ho preso una carta? No, prendere un consumabile. Attenzione. Perfetto. Stiamo molto attenti. Sono particolarmente silenzioso. A parte il fatto che è una delle partite più maledette che ho giocato. Nel senso che... Non sto criticando la partita, sto criticando effettivamente il fatto che sto ottenendo tante maledizioni. Tante maledizioni, veramente tante. Ora, dovrei aumentare il patto con gli angeli. Fantastico. 20%. In realtà, se noi trovassimo un pozzo d'oro, la Sacrifice Room potremmo abusarla. Ci servirebbero tantissime monete. Una ventina, forse. Forse no, forse meno. Il fatto è che se noi facessimo questa cosa verremmo teletrasportati immediatamente a un certo punto alla Dark Room. È una cosa che non mi è mai successa e non conosco il numero di monete adatto. Penso siano 12 e non devo farlo. Perché comunque abbiamo tutti... Ammetto che consumerò sempre una bomba qui. Non posso rischiare, non conosco il pattern di queste... Merda. Questa è una brutta stanza. Ok. Perfetto, perfetto. Anti-gravity tears mi sta dando un vantaggio che non avrei mai sospettato. E questa è sicuramente un'inesperienza, perché con l'esperienza giusta avrei subito intuito il potenziale dell'oggetto. Sono molto silenzioso, perché Keeper mi esige, mi richiede una concentrazione che, nonostante io sia abituato a dare anche in un contesto più goliardico, più prolisso, più chiacchierone, qui mi mette veramente in crisi. Proprio... Oh, merda. Merda. Ok, anti-gravity tears, vai, ora. Grande schivata, Mike. Questa è stata una grande schivata. Perfetto, allora. Vision. Resistance. Agalas. Companionship. Algis. Mi sembra abbastanza ovvio che prenderemo Resistance. E ora abbiamo aperto la porta dell'esplorazione. Abbiamo anche trovato un interessante bonus all'interno dell'Ansus, ossia la possibilità di trovare un negozio. E questa è l'ultima volta che... No, è la penultima volta. Ce la stiamo prendendo molto con calma. Non ho intenzione di fare la boss rush. La boss rush con questo personaggio ho intenzione di vincerla solo qualora il caso fosse che trovo l'oggetto veramente OP in cui... Wow! Wow! Aspetta. 4 monete. Ne prendo una per sicurezza. Perché non mi ricordo se sono full. Penso di sì, ovviamente, ma l'ansia è sempre dietro l'angolo. Una batteria. Una batteria. La domanda è... Se io torno indietro al tempo... Chissà che succede alla stanza segreta, alla stanza del sacrificio. Allora, andiamoci... No! Cos'è successo, ragazzi? Una troll bomb. Perché è apparsa una troll bomb? Che diamine... Una troll bomb appena entrati nella stanza. Che malus è? Lo conosco. È qualcosa che ho raccolto. È qualcosa che non conosco, è un'ovvietà. Può essere un'ovvietà? Può essere un'ovvietà, sì. Allora, 2 monete. Tante monete. Ok, allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 8, 9. Ok, adesso ho intenzione di giocare con la Sacrifice Room. E perdere i patti col diavolo? Mi direte? No, ragazzi, avete ragione. I patti con gli angeli? Facciamo prima la boss fight. Voglio esplorare questo gameplay. Voglio esplorare il Keeper. Voglio vincere i completion mark perlomeno di mamma. Però vorrei tantissimo anche evolvere la partita e portarla a uno step superiore. E lo step superiore qual è? Vincere ovviamente anche il boss di fine run. Ossia, nel nostro caso... Oh! Accidenti a me. Nella nostra scelta, The Lamb. Attenzione, che questi sono veramente infami. Diciamo di essere smart. Forza.
Vai! Grande! Peccato, quello era utile. Ah, cos'è? Dead Eye. Accuracy brings power. Credo che l'accuracy in questo caso sia meno utile, per fortuna, perché non possiamo essere molto precisi con triple shot. Però, homing aiuta. Io spero di darvi qualche soddisfazione, di essere migliorato, piano piano nel tempo, ma per ora mi sento limitato, perché la tensione mi spinge magari a non cercare abbastanza, a non esplorare troppo le stanze segrete. Ho delle bombe, ma non le sto utilizzando troppo. La stanza super... Oh, accidenti, questi sono pericolosissimi. Perfetto. Perfetto, ok, attenzione, chiave. La boss fight non è definitiva, ma... Ah, guardate come... Wow, il danno aumenta in maniera enorme. Aumenta tanto il danno. Non avrei mai creduto che aumentasse così tanto. Con un boss come Gurdy fai i buchi. Fai veramente i buchi. Cavolo, il Little Gurdy che parte a cannone mi confonde un sacco di idee. Ok, vediamo un po' che boss fight abbiamo. War, sono felicissimo. Guardate quanto si gonfiano ste palline. Non avevo mai visto questo effetto. Fantastico. Guardatele, tozze. Coloratissime. Ok, vai. E questo potenzierà. Guardate, se li utilizziamo come protezione, effettivamente. Oh, grande. Ok, andiamo. Che cos'è? Peace be with you. Wow. Non posso cercare di sconfiggere l'angelo in uno spazio così piccolo. Lo vorrei fare, ragazzi, ma... Non era qui la stanza segreta con le rune. Altrimenti c'era un'altra resistance che potevo sfruttare, ma... Possiamo provarci e scappare se prendiamo un danno. Possiamo farlo. Grande. Ecco una componente della key piece, della chiave. Un componente della key piece è un po' vago, ma ok. Allora, abbiamo sconfitto l'angelo, abbiamo preso un pezzo della chiave. Questo perché è importante, ragazzi? È vero, è utile per sbloccare Mega Satan. Chiaramente è fondamentale come passaggio, però in realtà non è questo il clou. Il clou della partita, il clou della scelta di fare questa, di prendere questo oggetto, è che aumenta la chance al successivo piano di trovare un patto con gli angeli. Quindi, ora abbiamo... io ho scaramanzia esagerata, ho paura, non ho consapevolezza di me stesso quanto ce la potrei avere con una partita normale. Quindi, ci andiamo a... Ho sbagliato, scusate, volevo andare al negozio. Andiamo a raccogliere una moneta. So che è terribile veder perdere in questo modo qualunque forma di boss rush o di hash, ma non è il giorno in cui affronterò un segreto di quel tipo. Non è veramente il giorno. Abbiamo tre bombe, mi prendo una moneta. A questo punto siamo full, abbiamo due cuori, cominciamo a sfruttare la Sacrifice Room. Un danno, grazie. Due danni. Andiamo a ricaricarci. Ora abbiamo una moneta. Devo stare attento a non fare sciocchezze tipo camminare per sbaglio su una spina, stupidaggini del genere. Quindi ora abbiamo di nuovo due monete. E abbiamo aumentato la chance del patto con l'angelo. Ci andiamo a prendere la moneta. Appariranno poi anche dei boss segreti, vero? Perfetto. E andiamo a... uno scrigno. Con due bombe e una chiave. A questo punto, altra moneta. Non mi permetterò di fare errori, ovviamente. Quindi, qualora il caso fosse che arrivo a ottenere una stanza piena di penny, che è l'ultima cosa che mi ricordo, farò una ricerca online come abbiamo deciso di fare. Ok, tre monete. Wow, accidenti, niente male. Ok. Una pillola. Troll bombs. Questa è molto pericolosa. Si lanceranno a vicenda. No, ragazzi, non dite che possono farmi due danni contemporaneamente. È rischioso, eh. Ok. Ho preso un danno. Poteva andare peggio. Potevo perdere la partita.
Sarebbe stato frustrante. Sangue freddo. Prendiamo una moneta. Ok. Mettiamo una bomba. Mi prendo un'altra moneta perché sono scaramantico. 10 monete. Ok, dopo il troll bomb abbiamo una boss fight. Cavolo. Ok. Ora, il dubbio è, la boss fight è rimasta dentro? Se è rimasta dentro, possiamo pensare di sconfiggerla. Se non è rimasta dentro, la nostra partita finisce qui. No, ragazzi, non posso farcela. Non me la sento. Non sono preparato a una cosa del genere. Non sono assolutamente conscio di poter vincere. Quindi riprendiamoci la nostra resistance, che mi sono perso perché è rimasta qui. Cavolo, dammela. Ok. E andiamo al piano successivo. Però prima Sackboy. Perché Sackboy ci permetterà di avere molta più energia, probabilmente. Quindi 2, 12, 13, 14 e 15? No, 15. Stiamo sacrificando molti degli oggetti, ma per lui, per una partita. Cazzarola, siamo diventati giganteschi. Un po' troppo. Ok, sangue freddo. Cerchiamo di tornare a un procedimento di calma, di consapevolezza. Wow! Di consapevolezza. Abbiamo un sacco di figate, un sacco di batterie. E non possiamo neanche sfruttarle perché non posso sconfiggere quella boss fight. No, non me la sento proprio in nessun modo. E non è che per caso qua c'è una stanza super segreta? No. Ultima chance potrebbe essere per caso? No. Ok, basta. Il resto è troppo complesso da immaginare. Ok. Andiamo, ragazzi. Questo è il piano di mamma. Questo è il piano di mamma. Stiamo un po' attenti. C'è una buona percentuale di angelo. Allora. Ok. Non so cosa li sta rallentando. Esiste qualcosa che sta dando degli effetti strani. Mi ha fatto apparire una troll bomb Joker. Wow. Sfruttiamolo subito perché ci serve resistance. Ah, solo questo? E allora prendo mi preparo. Ok. Sì, c'è qualcosa che sta avendo effetti strani ai boss. E ora abbiamo la chiave completa. È interessante, abbiamo comunque ottenuto un oggetto raro. Perfetto. Dagas. Purity. Dagas. Oh, sfruttiamolo, grande. Sono molto teso, avete visto? Non so se siete tesi quanto me. Spero da una parte di sì, dall'altra di no, perché mi dispiacerebbe moltissimo. Two of Diamonds. Ottimo, questo è l'ultimo negozio che potremo acquistare, che potremo trovare, quindi sfruttiamolo. È molto bello che queste lacrime potenziate, visto che comunque sono sospese, rimangono potenziate fino all'istante. Ah, lo slow! Lo slow è la luce! Lo slow è la luce che ci circonda! Fantastico! Questo è incredibilmente utile grazie ai power-up di velocità che abbiamo avuto. Non stiamo avendo un personaggio rotto, ma stiamo avendo di grandissimo! Questo è il callus dovrebbe permettermi di camminare sulle spine, sì. Sì, fantastico. Non mi ricordo se Purity mi rivela anche la mappa. No, però toglie le maledizioni che non avevo. Un'altra sacrifice room. Interessante. Sarebbe... No, non ci è utile un'altra sacrifice room. Perché fondamentalmente abbiamo già trovato il patto con gli angeli. Ecco, questo è brutto. Spero... Ok, non c'è niente di verticale. L'importante è quello. Perfetto. Ok. Looming ci aiuta un pochino. Non abbastanza, vedo. No, decisamente non abbastanza. Ok. Wow, che tensione. Chissà che non riuscissimo... Chissà che non riusciamo... Oh, oh. Ok, fermi. Dobbiamo avere una visione completa della stanza. Questa stanza è molto pericolosa e avrei molta più paura se non avessi l'hourglass. Ma ce l'abbiamo. Abbiamo l'hourglass, quindi... Ok, wow. Questo è fantastico. Wow, questo è uno di quei momenti in cui spero che stavolta le impostazioni siano giuste. Vi garantisco che non voglio perdere. Allora, questa è brutta, quindi la facciamo così. Esatto, ragazzi. Davvero vigliacco, ma... Alle volte... C'è un sacco di logica in questo. Troppo vigliacco? Ci sono un sacco di modi per vincere, dite? Anche questo è vero.
Facciamo, dai, facciamolo. Sono... Ok. Perfetto, avevate ragione. Scusate la mia estrema... Il mio estremo safe play. Deve essere anche intrattenente, no? Quello che succede qui. Però... Dopo un percorso di apprendimento... Wow, anche le lacrime vengono rallentate. Non ci avevo fatto caso. Fantastico questo oggetto. Eccezionale. The Sun. Wow. È un continuo premio. Peccato che The Sun non posso sfruttarlo. Ah, Charm Tears. È un attivo. Grande. È un passivo, scusate. Ora vorrei il no. Cazzo. Non ti azzardare mai più. Ok. Avete visto l'energia incredibile che è poter... avere un solo step di ricarica. Viene quasi voglia di affrontare Hush. Peccato che non succederà. Però mi va bene così. Non sono dispiaciuto, ragazzi. Prendiamocela con calma. Viviamola come giocatori senza essere arrivisti in questo caso. Stiamo ottenendo molto. Stiamo ottenendo abbastanza. Non c'è bisogno di esagerare. Ok, attenzione. Perfetto. No, che pirla. Mia colpa. Swallowed Penny. Swallowed Penny è un oggetto impressionante per lui. Certo che lo è. Pensateci. Caspita. Ma certo. Ogni danno che prenderemo otterremo una moneta. È impressionante come wow, ho i brividi. Ho sto avendo i brividi. Ma certo. Ok, abbiamo... Qui abbiamo già utilizzato appunto il... Peccato che nel negozio non c'è niente di interessante. Non dobbiamo neanche donare le monete. Santo cielo, Swallowed Penny. È... Questo più il backtracking del tempo è un seed pazzesco per Keeper. Dobbiamo semplicemente non essere stupidi. Dobbiamo semplicemente giocarla bene. Non fare errori. E facciamolo allora. Posso anche parlare. Non mi sento teso. Ho moltissimi bonus che mi permettono di avere controllo della situazione. Il rallenti delle lacrime è il primo di essi. E ovviamente anche il touch damage, vabbè, il danno a contatto è molto molto utile. Oh, ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Tuttavia questo non è un completion mark. Algis verrà utilizzato chiaramente contro il cuore di mamma. Probabilmente sarebbe più intelligente farlo contro Satana, ma non può... Porca miseria queste maledizioni! Troppe maledizioni! Siamo arrivati fino a qui, ragazzi. È un bel viaggio. Ora devo semplicemente stare attento, perché non abbiamo vinto nulla. Siamo semplicemente in balia degli eventi. Siamo tesi, ok? Ma vincere la prima volta con Keeper mi permetterà di viverla meglio, di essere soddisfatto di un risultato. Ed è molto importante per me vivere quel risultato. Perdere con un personaggio così completo, perdere con un personaggio così ben costruito, sarebbe effettivamente una sconfitta. Sarebbe effettivamente soltanto bad play, no? Un brutto gameplay, una sconfitta del giocatore, non della run, non del seed, non della sfortuna. The Binding of Isaac richiede fortuna, sì, ma in maniera estremamente equilibrata. La richiede in maniera equa, non è qualcosa che dipende dalla fortuna, non è un gioco d'azzardo, non è una roulette. Ok. Vi è una struttura di roulette, ma non è principio... Oh, merda. Calma, Mike. È tutta un'illusione, vedete? Questa era una cosa... Ok. Una trappola mortale. Ok. Quindi, questa è pessima. Qui ho richiesto, mi è stata una richiesta, una concentrazione che non volevo neanche necessitare di avere. Ok, sfruttiamo il danno. Vedete?
Se riusciamo a non far perdere le lacrime mentre ci difendiamo, il danno aumenta talmente tanto che non riesco a fare ragionamenti. Cazzo. Stanza maledetta, scordatelo. Ok. Perfetto. Vedete quanto è stato bello tornare indietro nel tempo? Avremmo perso probabilmente. Mi sarei teso, avrei dovuto immediatamente lanciarmi contro un Algis nel momento sbagliato. Avrei sgradito, no? Ed ecco a voi una grande. Oh merda. Oh, cosa abbiamo? Un Algis? Petro. Ok. Petro. Andiamo un secondo a cercare. No, non c'è niente. Né treasure room né negozio qui ormai. No, forse. Faccio. Oh, ok. Faccio un'esplorazioncina, ragazzi. Fatemi accelerare un momento. Ok, ragazzi, ho cercato di trovare uno scrigno, un consumabile, un trinket. No, scusate, uno scrigno, un trinket, qualcosa. Ma non ho trovato nulla per poter utilizzare change. Quindi purtroppo mi limito a questo punto a dimenticarmene. È un peccato. Però sono stato fallimentare. Non ho cercato stanze segrete in maniera troppo morbosa. Non ho esagerato, purtroppo. Avrei potuto giovarne, ma. Non credo ci siano molte chance di stanze segrete che nascondono degli oggetti, quindi va bene. A questo punto, è arrivato il momento di sfruttare il danno da contatto e distruggere il cuore. Ah no, non è vero, non c'è il cuore qua. Ok, wow, un altro. Ma dai, addirittura abbiamo trovato. Ok, questa cosa è incredibile con il Anti-Gravity Tears. Perfetto. Quindi adesso abbiamo. In realtà ho quello che potrei definire un difetto, perché non ho molta voglia di liberare il mio. Ah no, è vero, è il Conquest questo. Eh no. Veramente simpatico perché Holy Death è terribilmente forte. E con qualunque altro personaggio lo avrei preso al 100%. Volo più danno alla stanza. Stiamo scherzando. Volo e danno alla stanza che ti potrebbe pressa poco shottare un boss. Cioè, persino adesso sto rivalutando il fatto che forse avrei dovuto prenderlo. Ma nonostante tutto. Sarei troppo teso, sarei troppo infelice, sarei troppo terrorizzato. E questo è qualcosa che cambierà in futuro. Nell'istante in cui prenderò il mio primo completion mark con Keeper, potrò definirmi un po' più coraggioso. D'altronde, le partite più belle che abbiamo fatto sono quelle in cui rischiavo. Ora come ora, però, per completismo, il mio obiettivo, effettivamente, di banale che sia, è vincere. E per vincere, giocheremo in maniera tattica. Arriveremo alla fine di questa partita e avremo un premio. Il volo lo avrei preso rispetto alla macchina del tempo? In quale situazione, secondo voi, ragazzi? Non è nessuna la risposta, comunque. Ci sarebbe stato un caso nel quale l'avrei preso. E sarebbe stato uno, o meglio, più di un caso, ma quello principale è uno. Ed è quello in cui avessi avuto la velocità base. Invece abbiamo ottenuto talmente tanti oggetti che mi rendono veloce che non ho bisogno di quella mobilità extra. E non esistono boss avanzati ormai che mi costringono a dire peccato che non volo perché non ci sono boss con cui posso sfruttare coperture particolari o stanze incredibilmente importanti in cui sfruttarle. Anzi, negli ultimi capitoli del gioco in realtà non c'è neanche modo di sfruttare il volo, non quanto nei passati, non quanto nei precedenti. Quindi wow, ben venga. Allora, e sono felice comunque di aver sconfitto quel boss in quel modo che non fosse stato. Cioè, che non fosse stato un cavaliere normale, perché mi avrebbe portato a dover scegliere se potenziarmi il piccolo minion oppure no. E non sempre con Algis all'attivo come scelta penso che sia la migliore. Anzi, 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 anzi. Forse no. A parte forse il massimo potenziamento, ma non lo sarebbe stato comunque, quindi. Ok, attenzione, non devo neanche sfruttare troppo la velocità. Che liscio.
Perfetto, ragazzi. Dai che ce la facciamo, dai che vinciamo. Continuiamo a parlare quindi di quello che stiamo facendo. D'altronde lo spirito dell'arcade, ragazzi, ad oggi è in uno stato interessante. Non so dire di quanti episodi sarà composto, ma posso in qualche modo pensare che non supereremo i 150, pensando ad Afterbirth, senza parlare di Afterbirth Plus, ma non credo esagereremo particolare. Wow, Joker. Ah, merda. Peccato. Non credo che supereremo un certo livello, perché in realtà, dopo tutto, il nostro principale... vediamo un po', demone. Wow, denaro, peccato che non ci serva, ma... Il nostro principale obiettivo adesso, ad oggi, è... vincere il 1001%, è il raggiungere il massimo valore di completamento del gioco, è ottenere ogni cosa e battere ogni boss con ogni personaggio. Non siamo così tanto distanti da quel punto. Nonostante ci sia stata una grande crescita di studio nel gameplay e sia ancora in pieno atto questo, nonostante io sia ancora in totale crescita, comunque, sappiate che effettivamente, questa è una cosa che potete notare anche voi, non abbiamo perso tantissime volte. Questo cosa comporta? Che molti degli episodi avevano... alla loro faretra, al loro arco, la possibilità di... Il fatto che avevamo ottenuto una vincita. E tramite quella vincita ci avvicinavamo alla fine della serie. Non erano episodi di riempimento a causa della nostra inabilità o della nostra sfortuna o di un nostro errore o di una nostra sfortuna finale, di un nostro colpo sfortunato. Maledetto. Ok, devo imparare a sfruttare un po' adesso le bombe perché c'è piena... Wow, per esempio. Ehi là. Hai fame? Boom! Guardate come sono concentrato, non riesco a interagire in maniera buffa, in maniera divertente, in maniera informativa. Ok, it lives, quindi. No! No, 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 no. Quindi. Pronti? Sapete cosa farò? Se mi colpiscono, Algis, e poi recupero la moneta che recupererò. Quindi. Ok, forza. Ok, una vittoria. Super Greed Baby. Una vittoria è presa. Una cosa è fatta. Il nostro completion mark è preso. Accidenti. Accidenti. Niente male. Perfetto. Un piccolo passo c'è stato. Una piccola vittoria. È la vittoria più banale, la vittoria base, la vittoria poco interessante, ma è una vittoria. Ora... arriva quella tosta. Quindi andiamo verso The Lamb, ragazzi. È un episodio lungo, è un episodio logorante, ma ce la faremo. Non ho maledizioni in questo episodio, il che è già una sorpresa. Voi siete meno pericolosi dei vostri amici, quindi figuratevi. Perfetto. Guardate il danno che abbiamo fatto. Pazzesco. Ho quasi mal di stomaco per la tensione, impressionante. O forse è perché dovrei mangiare, non lo so. Oh, 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 merda. Merda, ma cazzarola, ma erano isterici! Ah, questa è una stanza un po' del cavolo. Però c'è molto di peggio. Quindi lasciamo che le lacrime facciano il loro percorso. Wow, quello è stato un liscio che... Facciamo che non ci andiamo più lì. È impressionante il fatto che non riesco a mantenere la calma quando prendo un danno. Scappo immediatamente, non è una cosa che dovrei fare. È una cosa che non dovrei assolutamente fare, anzi, è solo nociva, è solo pericolosa, non c'è niente di positivo in questo. Però, con il rallent... Wow! Questa oscurità mi ha terrorizzato, non ero abituato all'effetto che fanno quando... Oh, oh! Li odio. Smettetela. Per fortuna che abbiamo lo speed alto, ragazzi. Forza! Non possiamo abbandonare la spugna. Perlomeno dobbiamo sconfiggere Satana. Perché in quel modo, se troviamo una sacrifice room con un negozio e delle bombe, possiamo barare sfruttando appunto le monete accumulate e raggiungere Dark Room subito, ma per poter cercare magari di sconfiggere Lamb. Però,
Comunque, questo non implica il fatto che Satana venga sconfitto in quel processo, quindi dobbiamo battere Satana. Non è un se, non è un ma. Satana deve morire. E questo è un problema. Questo è un problema. No! 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 Abbiamo solo wow! Ira! Ho sbagliato. Oh, questi sono i nemici che mi fregano. Ho appena detto che avremmo dovuto vincere al 100% e ho perso. Wow!